Sull'isola di Ischia del post-lockdown, che per oltre 2 mesi ci ha costretti chiusi in casa a causa dell'emergenza coronavirus, con il ponte della Festa della Repubblica ha avuto il via l'anomala stagione turistica 2020. E mentre moltissimi bar, ristoranti e negozi hanno riaperto facendosi trovare pronti all'appuntamento con l'arrivo dei primi turisti, le amministrazioni comunali, come purtroppo capita molto spesso, si sono fatte trovare completamente impreparate ad accogliere i nostri graditi ospiti, soprattutto per quanto concerne la cura dell'arredo urbano e del verde pubblico, che dovrebbero avere una certa priorità per una località turistica rinomata come la nostra. Pensate che a Ischia, comune capoluogo dell'Isola Verde, persino in pieno centro storico, a farla da padrone sono il degrado e l'abbandono sociale, a partire dai marciapiedi di via Edgardo Cortese, la strada che si incrocia col corso Vittoria Colonna. Qui, tra erbacce, fiori secchi e deperiti e fontanine vuote e ricolme di sporcizia, sembra di stare nell'hinterland di una grossa metropoli, altro che centro storico di Ischia, per non parlare poi dei polmoni di verdi presenti al di là dei marciapiedi e di cui da anni chiediamo la bonifica. Anche qui, a farla da padrone, sono le erbacce che altissime ostruiscono persino il passaggio pedonale, mentre i pini secchi, ormai da anni, continuano a rappresentare un serio pericolo per i pedoni, in quanto potrebbero crollare al suolo all'improvviso. Che vergogna! Ma com'è possibile iniziare una stagione turistica in queste condizioni? Sindaco Enzo Ferrandino e amministratori tutti, ma vi rendete conto delle pietose condizioni in cui versa il centro storico del paese? Vi decidete o no a ridare pulizia e dignità a via Edgardo Cortese?